Buongiorno bella gente, bentornati nel mio canale. Io sono Amale e oggi finalmente voglio condividere con voi come lavo i miei capelli o i passaggi che faccio per lavaggio dei capelli. Prima di tutto ovviamente bagniamo questi capelli, anche se l'acqua non entra, perché mi sento come un'anatra, basta che si ferma l'acqua per un secondo si asciugano. Comincio col primo shampoo. Il primo shampoo che applico almeno una volta alla settimana, una volta ogni 15 giorni, è il bicarbonato con acqua o il bicarbonato con aceto o di mela o di riso. Cosa fa questo shampoo? È una specie di scrub per i capelli. Prima di tutto toglie via la pelle morta e lo sporco e il grasso dal nostro cuoio capelluto e soprattutto attiva la microcircolazione e ci aiuta a fortificare i capelli e aiuta la crescita e l'aumento della nostra chioma. Io massaggio abbastanza i capelli per abbastanza tempo, infatti questo trattamento lo faccio una volta alla settimana oppure una volta ogni 15 giorni, perché questo massaggio è parte a essere rilassante e, come vi ho detto, attiva la microcircolazione del nostro cuoio capelluto e soprattutto sentiamo dopo la testa molto 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 leggera. Adesso comincio a lavare i capelli. Comincio col lavaggio del cuoio capelluto e dopodiché vado ad applicare il shampoo su tutti i capelli, però di solito questo qua è il primo passaggio che faccio. Dunque, tanti consigliano di non lavare tutta la lunghezza dei capelli col shampoo, lavare solo il cuoio capelluto. Questa regola, secondo me, vale per le ragazze che hanno i capelli lisci, che possono lavarli tutti i giorni, una volta ogni due giorni. Noi ragazze ricce, sapendo che non pettiniamo i capelli, quindi non togliamo lo smog, la polvere dei capelli rimane accumulata per 3-4 giorni, ovviamente dipende dal tempo che laviamo i capelli. Non conosco nessuna riccia che lava i capelli tutti i giorni, è quasi impossibile. Comunque, sapendo che comunque non pettiniamo, quindi non togliamo questa polvere o questo smog dai nostri capelli, lo sporco, come faccio a non lavarmi la chioma? Devo lavarli. Comunque, ogni tanto lavo i capelli col balsamo. Non so se voi avete mai provato questa tecnica. Prima faccio lo scrub col bicarbonato e poi metto un'abbondante quantità di balsamo sui capelli, lo lascio a riposo e li sciacquo come fosse shampoo, senza pettinarli niente, li sciacquo come fosse shampoo e questo trattamento lo faccio ogni tanto perché idrata tanto i capelli e veramente me li pulisce. Adesso vado a preparare una maschera calda, idratante, lenitiva per i capelli. Vado ad applicare prima latte di cocco. Io questo latte di cocco lo prendo, lo congelo, lo uso sia per i capelli, anche nel styling dei capelli, sia per il viso. Ho messo il balsamo, che uso classico balsamo da bottigliona, e qualche goccia di olio di jojoba e burro di karité, che è molto 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 idratante. Adesso vado a mescolare il tutto per bene e vado ad aggiungere il gel di semi di lino, perché io ne preparo una bella quantità, li divido a porzioni e li congelo e li uso sia nel styling dei capelli sia nelle varie maschere che utilizzo, come questa volta qua, che questa maschera la vado ad applicare sotto la doccia e la uso anche per il viso, per il corpo. E vado a scaldare la maschera perché voglio una maschera calda, perché la metterò sotto la doccia per accelerare il processo.
Dopo che l'ho applicata, la lascio sui capelli a riposo per 10 minuti più o meno. In frattempo io vado a fare un scrub per togliere la pelle morta dal corpo. Non so se sapete questa tecnica è una tecnica marocchina che tutte le donne marocchine la utilizzano per togliere la pelle morta. È semplicissima, basta mettere un scrub, io uso lo scrub che compro qua da Druni e basta, comincio a passare questo guanto e voilà. Se volete saperne di più basta che mi scrivete sotto, posso farvi un video spiegandovi tutto. Dopodiché adesso andiamo con la parte simpatica di tutto ciò, quella di pettinare i capelli. Purtroppo i capelli ricci dopo 3 giorni che non li lavi, comunque anche se rimangono morbidi, anche se li tratti bene, perché qua ha piovuto, c'era umidità, con la umidità i capelli diventano una specie di rasta. E la parte simpatica è quella di pettinare ed ale. Dipende, vanno a momenti, ci sono momenti che veramente ci metto pochissimo, ci sono altri momenti che ci metto una vita intera per pettinarli, però io comunque ho tutta la pazienza del mondo, quindi mi metto piano piano e li pettino per bene tutti. Questa volta ho tardato per lavarmi i capelli, quindi queste qua sono le conseguenze. Infatti tutte le ragazze ricce che bagnano i capelli con lo spray e ci mettono il balsamo o il trattamento e mettono senza lavare i capelli, solamente con lo spray, io l'ho fatto una volta giusto per fare un video, non ce la posso fare, io preferisco lavarmi i capelli sotto la doccia, pettinarmeli sotto la doccia, poi dopo fare il styling. Guardate che differenza. Comunque tutte le ragazze ricce, credo, quando laviamo i capelli, la parte più bella di lavarsi i capelli, quando li pettini e stai sotto la doccia almeno per 2, 3, 4 minuti a toccarti i capelli così morbidi che scendono sulla schiena. Non sono l'unica pazza, vero? Comunque, bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. E questa qua è la parte più rilassante della doccia, io adoro questo momento, mi sento così libera. Adesso invece vado ad allungare il mio balsamo che non si risciacqua per il styling dei miei capelli. Metto un bel cucchiaione di il balsamo Cantù. Dopodiché aggiungo un bel cucchiaione o quel poco che mi rimane della vasellina, perché io la vasellina la uso tantissimo sui capelli, sul viso, vi lascio un viso splendido, sul corpo, perché crea questa specie di pellicola sia sul viso, corpo, capelli, per mantenere la idratazione. Se non la conoscete, fatelo. E aggiungo l'aceto di riso che ultimamente lo sto finendo e approfitto che ho tirato fuori il burro di karité, ci metto il burro di karité perché le altre volte non l'ho mai messo il burro di karité, questa è la prima volta, e il gel di semi di lino. E voilà, il mio preparato, il mio balsamo che non si risciacqua o il mio siero magico, che qua aiuta tantissimo a mantenere i capelli morbidi, vi durano tanti giorni e li protegge dal sole, dal vento, dalla pioggia e li rende veramente molto definiti e belli. Adesso vado ad applicarlo. Comunque vi risparmio tutta la parte styling perché vi lascio qua sopra i video dove faccio proprio il styling completo dei miei capelli con le varie tecniche, perché se lo faccio anche in questo video qua sarà un video di 25 minuti e mi sembra un po' esagerato. Comunque io metto il balsamo, pettino i capelli e li siparo
con le dita, perché come sapete a me piacciono i capelli voluminosi e definiti nelle punte e voluminosi, quindi faccio questa tecnica qua dove mi trovo bene e soprattutto è abbastanza veloce, in 20 minuti avete già finito lo styling dei capelli. E invece questa tecnica qua l'avevo vista l'altro giorno su TikTok, che prende la ciocca a metà e la rulla. Va bene, lo sto scoprendo, se ti interessa posso farvi un short video su questa tecnica qua. Bella gente, se vi piace questo risultato e se vi piace il mio video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi arriva tutta la novità. E ciao e buona domenica a tutti!